effettivamente la quarantena, ci siamo organizzati con la community di Siskrak, con tutte le community attorno, diciamo, le cross community come le chiamo, e abbiamo cominciato a vederci sempre più frequentemente, tutte le sere, ormai ogni sera siamo al Siskrak Bar, e abbiamo cominciato a dire, perché non cominciamo a metterci insieme, a produrre tutti insieme? È arrivata la chiamata alle armi della Fab Foundation, quindi, che ci ha detto Neil Gashfield, il fondatore del movimento mondiale dei Fab Lab, ci ha detto che potevamo essere il piano C. Il piano C perché non produciamo dispositivi di emergenza, non vi è certificazione, ma ci stiamo provando, però non è quello il fattore indispensabile, non vogliamo creare competizione con chi produce questi dispositivi. Siamo intervenuti lì dove ci sono state le grida di aiuto del personale medico, degli infermieri, del personale del 118, e da lì l'idea di aprire la community a quanta più gente possibile volesse unirsi ai nostri studi, alle nostre ricerche, diciamo, volesse dare una mano in questo grande progetto di fabbricazione digitale diffusa. Siamo quindi 50 persone nella community che si occupano di tantissime mansioni, diciamo, tantissimi ruoli, responsabilità diverse e via. Vento in poppa, abbiamo detto, vediamo fin dove arriviamo. Ad oggi abbiamo superato i 1000 scudi consegnati e probabilmente, diciamo, ne consegneremo anche altrettanti, cioè supereremo di gran lunga questo numero. L'idea è quella di arrivare a fermarsi a un certo punto, perché il network nasce anche per altri obiettivi, perché possiamo continuare a stampare all'infinito. Poi diciamo, ci sono aziende competenti che faranno questo, però è bello pensare di aver reso questo momento così triste, così, cioè questo disagio così forte, forse uno dei momenti di svolta per la community di Siskrak e per il progetto delle officine mediterranee, di aver tratto veramente, come magari abbiamo sentito più volte, aver fatto di questo momento un momento per renderci delle persone migliori, come piace dire a me, diciamo, un momento per fare l'upgrade del nostro firmware, e speriamo che serva per il futuro. E per il futuro aspettiamoci tanto, noi ci saremo.